mattinata importante per Casamicciola con l'assessore Loredana Cimmino. Prima di entrare in quello che è l'aspetto politico, le volevo fare una domanda su quello che è l'aspetto prettamente da geologa, da professionista. Quanto serve conoscere con questo grado di precisione il territorio? Allora, conoscere il territorio con questo grado di precisione è fondamentale. Io lo dico da professionista, da geologa, quando devo effettuare un lavoro o un sopralluogo, innanzitutto guardo prima le carte, perché devi capire dove vai, cosa c'è diciamo già sul territorio, per ricostruire il passato, avere la situazione chiara del presente e proiettarsi poi nel futuro. Quindi con questo lavoro io penso che oggi abbiamo fatto un grande passo avanti, un lavoro importantissimo, che potrà essere secondo me preso da esempio anche da altre realtà d'Italia se non del mondo, quindi sono davvero contenta di questo lavoro, spero quanto prima di riuscire ad averlo per poterlo studiare nel migliore dei modi. Solitamente la sicurezza si divide in quella reale e in quella percepita. Casamicciola, per cominciare a essere un po' più tranquilla, ha bisogno di tanta sicurezza reale ma anche di sicurezza percepita, perché affrontare quelle che possono essere una semplice notte di pioggia non deve più diventare un incubo. Allora, Casamicciola è sicuramente un territorio da tenere molto sotto controllo dal punto di vista geologico. Io però penso che stanno facendo degli interventi molto molto importanti. La struttura commissariale sta intervenendo in più parti, in più valloni. Quindi è importante capire il termine di questi lavori e poi guardare anche le carte dell'autorità di bacino, perché è vero, il loro lavoro è fondamentale per poter cercare di capire dove si può ridurre il rischio, perché il rischio in realtà non può essere azzerato, si può solo ridurre di una categoria, penso al massimo una, ma in questo modo possiamo dire quali zone sono un po' più sicure, un po' meno sicure. Quindi il cittadino deve oggi entrare in quest'ottica di idea, cioè abbiamo gli strumenti per poter vivere in modo sereno e sicuro. Dobbiamo solo riuscire ad avere tutto il materiale, tutti questi lavori che stanno presentando, che hanno presentato, che stanno terminando, avere tutti i lavori su un unico tavolo, confrontarli e capire come comportarci, in modo che durante i prossimi mesi, non so, novembre, dicembre, arriverà un'allerta meteo, tutti dormiamo tranquilli nelle proprie case. Questo è fondamentale. Assessore, in conclusione, forse la vera sfida è quella di predicare, diffondere la consapevolezza del rischio, che è forse un passo avanti rispetto alla sicurezza, rispetto al rischio. Ma io penso che è fondamentale, con queste carte il nostro obiettivo non deve essere solo di conoscere il territorio, ma di educare il cittadino in autonomia. Secondo me oggi deve da solo poter utilizzare tutti questi lavori che arrivano nelle mani del comune per poter dire io posso, io non posso, perché a volte ci scontriamo di fronte a un muro da parte dei cittadini. Questo muro non ci deve essere più, perché noi oggi dobbiamo superare quel rischio, anche il presunto rischio deve essere superato, in quanto tutti dobbiamo vivere serenamente nelle nostre case, dobbiamo uscire di mattina, andare a scuola, andare al lavoro, andare a fare la spesa senza paura di non riuscire più a rientrare perché magari c'è un'allerta. Io spesso durante l'inverno scorso dicevo alle persone che conoscevo quando arrivava l'allerta: evitate quelle strade, evitate. Questa è una cosa che non deve più accadere. Dobbiamo essere tutti più tranquilli e sereni di vivere il nostro territorio.